Di quanto incide sul bilancio di lavoratori e pensionati il carico fiscale delle imposte locali gestite direttamente dai comuni per IRPEF regionale, comunale e tassa dei rifiuti? Se analizziamo i dati che si estrapolano dalle buste paga e i contratti di lavoro, chi sta nell'entroterra è vero che ha un reddito a parità di settore leggermente inferiore a Fano o la Costa, ma è anche il carico fiscale è di peso differente, a vantaggio in alcuni casi dell'entroterra. Facciamo un esempio, un pensionato che risiede a Cartoceto paga per Tari ed IRPEF 175 euro annui, mentre il suo corrispettivo fanese ne paga 2,42. Stessa cosa per un lavoratore del settore terziario, a Cartoceto ne paga 153, mentre a Fano 2,42. Ma da comune a comune i valori cambiano, essendo le aliquote a discrezione del comune che le applica. Una fotografia completa dell'incidenza di Tari e IRPEF, di aliquote applicate e di variazioni anno su anno su pensioni di vecchiaia e lavoratori dipendenti ce la fornisce il report effettuato da 5 aspiranti ragionieri del Battisti delle classi 4C e 3D che per 5 settimane hanno lavorato nella sede della CISL di Fano in un progetto scuola-lavoro, spulciando i database del sindacato e scaricando delibere comunali per gli ambiti territoriali 6 e 7. Che foto ne viene fuori rispetto alla precedente che avevate fatto? Sì, la posa è sempre quella, nel senso che i comuni in questi anni non hanno diminuito la tassazione locale e soprattutto possono andare a diminuire la Tari perché è di competenza del comune, mentre in realtà per esempio l'unico comune del territorio, però il comune di Fossombrone, l'ha aumentata del 17%. Quindi chiediamo nuovamente ai sindaci, ai comuni e ai servizi sociali di andare a lavorare per la riduzione della tassazione locale sui redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Ecco, che esperienza è stata, visto che l'avete vissuta, la state ancora vivendo? L'esperienza è stata sicuramente molto positiva per tutti quanti, abbiamo svolto una serie di attività e compiti che ci sono stati assegnati, penso di parlare a nome per tutti, abbiamo insomma imparato cose nuove. Ecco. È stato un lavoro a più mani. È stato un buon interscambio, proprio in visione di questa visione tra giovani e anziani da questo punto di vista. Noi abbiamo anche quest'anno, rimettiamo questa festa del socio del 25 in pratica di giugno, che facciamo a Tre Ponti, in cui sono invitati i giovani a stare insieme agli anziani.